Buonasera a tutti. Allora, io mi chiamo Merita Girasole, mi conoscete tutti e sono la figlia di Paolo Girasole. Brava. E proprio da mio padre che voglio partire, da colui che mi ha trasmesso l'amore, la passione, non solo per la politica, ma soprattutto per Palazzolo. Da colui che all'età di 10 anni mi ha portato qua, in questa piazza, proprio in quell'angolo là, e mi disse: Merita, mi hai chiesto tante volte che cosa, da dove nasceva la politica. E lui mi disse: guarda, la gente parla, chiacchiera, ascolta, osserva. Bene, Merita, la politica nasce in piazza. Io sinceramente non avevo capito cosa significava a quell'età, però col tempo, con l'esperienza, con gli studi, ho capito cosa significa che la via della politica nasce in piazza, perché la piazza per i greci era il centro della democrazia per antonomasia, perché la piazza è il centro dove nascono le leggi. Questa è la via della politica e non è un'altra cosa. Mio padre... E ancora oggi la piazza, reale o virtuale che sia, è il centro di incontro di tradizioni, di parole, di simboli e di storia. Mio padre, nel suo amore per Palazzolo, mi ha insegnato cosa vuol dire appartenenza, l'incredibile sensazione di far parte di qualcosa di più grande di noi, la soddisfazione di partecipare, di condividere e di andare oltre insieme. Appartenenza è avere un obiettivo comune. E per noi, donne di questa lista, vuol dire sapere di essere protagoniste della vita politica, della vita professionale, della vita sociale e familiare, con naturalezza ed onestà. Per me essere donna è legato al doppio filo, alla presenza nella famiglia, che sostiene e che ama. Per ognuno di noi sta la realizzazione personale, che non è sempre solo carriera, ma equilibrio, serenità, e misura e buonsenso. In noi donne è nato il termine collaborazione e servizio come parte imprescindibile della parola politica. La collaborazione è la volontà di far comprendere che il potere è di tutti, è il popolo, quindi voi. Noi, e anch'io, siamo il vero incubatore di idee, capace di poter incidere su questo territorio, capace di eleggere e interpretare gli scenari culturali, politici, locali, nazionali e internazionali. Questo è il mio e anche il nostro modo della lista di fare politica, da cittadini, con coscienza, con competenza, trasparenza e onestà, ma soprattutto con capacità d'ascolto, un ascolto che senza preclusioni, senza barricate, dove il dialogo è una base per sviluppare un sano spirito critico. Lavorare per il territorio e con il territorio per Palazzolo è fondamentale affinché Palazzolo rimanga quella tessera di un puzzle e non un pezzo disperso in un mare. Io, come tanti di voi, magari non sono disponibili ad ammetterlo, so che i nostri molti concittadini, amici e parenti si sono spesi per Palazzolo nella ricerca di un bene, di risultato, e anche magari di un risultato che non è stato conseguito. Ebbene, noi prendiamo questo lascito, questa eredità, con lo spirito di fare bene e di fare risultato pieno, visto che c'è la partita, non si è finita. Per tutto questo abbiamo deciso di scendere in piazza e ci stiamo mettendo tutti la faccia, e lo facciamo avendo già scelto la nostra guida, la persona che interpreta di una politica per il territorio e con il territorio, che interpreta di una politica coerente e competente, che con lui siamo sicuri di poter essere propositivi, dinamici e concreti, che con lui siamo consapevoli di poter crescere e confrontarci.
che con lui siamo consapevoli di poter fare le nostre scelte e dire la nostra, che con lui siamo consapevoli che è davvero arrivato il tempo di essere protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Noi del Palazzo l'abbiamo scelto la nostra persona ed è Carlo Scibetta. Buonasera a tutti. Certo, parlare dopo l'intervento del presidente Crocetta non sarà cosa semplice, noi ci faremo per me. Lo faremo lo stesso. Vedere una piazza così piena è sicuramente una grande emozione. Siamo oramai alla fine di questa campagna elettorale, devo confessarvi che la stanchezza inizia a farsi sentire, però vedere una piazza così piena, vedere tanta gente presente, interessata al futuro della nostra amata Palazzolo, sicuramente ci dà, credo di poter parlare a nome di tutti, la forza di andare avanti, ci dà la forza di credere fortemente nell'idea politica che vogliamo rappresentare. Io ho scelto di sostenere Carlo Scibetta, insieme ad altre 14 persone, molte delle quali conoscevo, molte delle quali ho avuto modo di conoscere durante questa campagna elettorale. Ho scelto di candidarmi con Carlo Scibetta perché in questi 5 anni di presenza all'interno del Consiglio Comunale ho avuto modo, caro Carlo, di apprezzare la tua preparazione, ho avuto modo di apprezzare sicuramente la tua competenza, ma ho avuto modo anche di conoscerti sotto il profilo umano e devo dire che sei la persona giusta per guidare il comune, per guidare il nostro territorio in un momento così difficile e così bisognoso di attenzione. Quindi sono orgoglioso di aver fatto questa scelta, anche se forse ho suscitato le ire di qualcuno, forse o forse le invidie, perché questa cosa non l'ho ancora capita. Però devo dire che sono orgoglioso perché al di là della competenza, al di là della capacità, c'è anche in Carlo Scibetta una grande volontà, che è quella di guardare al futuro. E la dimostrazione sta nella lista che ha fatto. Tutti parlano di cambiamento, ma io credo che il cambiamento è in ogni lista che oggi partecipa a questa competizione. Il cambiamento è anche all'interno della nostra lista. Sicuramente un cambiamento costruito, un cambiamento attento e non improvvisato qualche ora prima della chiusura della presentazione delle liste, è un cambiamento attento, un cambiamento che guarda al nostro paese, è un cambiamento che tutti noi dobbiamo portare avanti e che mi auguro anche voi vorrete sposare insieme a noi, una volontà, dicevo, importante di guardare al futuro, quella volontà che emerge anche nell'idea politica che tu, caro Carlo, vuoi rappresentare per questo paese e che vuoi condividere insieme a tutti noi, insieme a me, insieme ai 14 donne e uomini che ti affiancheranno in questo cammino, che ti hanno affiancato in questo cammino di campagna elettorale e che sicuramente troverai al tuo fianco anche durante l'attività amministrativa, perché sono certo che tu, caro Carlo, tu e nessun altro giorno 11 sarà sindaco di questo paese, perché ne ha le qualità, ne ha le competenze, quindi noi ci crediamo. Parlavo della lista, perché oggi è giusto parlare di loro, è giusto parlare di tutti noi, una lista che io trovo veramente bilanciata, dove c'è l'esperienza, ci sono i giovani, una lista importante, una lista ricca di figure capaci, quelle capacità che sono emerse durante la stesura del programma. E anche delle persone molto critiche, molto attente, era questo che ci serviva per fare un programma che potesse essere sposato da tutti, un programma che guarda con attenzione al territorio e non un programma copiato, non sappiamo da quale sito internet, preso non si sa da quale regione e calato su questa nostra realtà, ma è un programma che guarda il nostro territorio, che nasce nel nostro territorio, guarda alle criticità del nostro territorio, perché vedete non c'è la presunzione di dire che in questi 5 anni si è fatto tutto quello che si poteva fare, si è fatto tanto ma si può fare di più, c'è la volontà di guardare avanti insieme al gruppo, insieme a voi, e sono sicuro che riusciremo a portare avanti le nostre idee, che riusciremo a portare il nostro programma. A
abbiamo individuato dei punti importanti. Ci sono dei punti che io ritengo, che a me sono particolarmente cari, come l'adozione del piano particolarizzato del centro storico, quindi la volontà concreta, precisa, reale di incidere, di intervenire sul nostro centro storico. Un centro storico che ha bisogno di essere recuperato, un centro storico che ha bisogno di essere valorizzato, e questo avverrà attraverso l'adozione del piano particolarizzato che è già pronto, che può essere portato al primo consiglio utile per essere adottato. Un piano particolarizzato che finalmente darà regole certe al nostro territorio, che finalmente permetterà anche di semplificare gli interventi sul territorio, ma sempre nel rispetto e nella garanzia di ciò che esiste. E questo credo che sia una cosa importantissima, che va tra le altre cose ad affiancare un altro strumento, uno strumento che è già in vigore, che è già presente nel nostro territorio e che è stato voluto dall'amministrazione accente, il piano del colore, un altro strumento essenziale che sarà importante affiancato al piano particolareggiato per rilanciare il centro storico, per rivitalizzare il centro storico, un centro storico che deve ritornare ad essere il cuore pulsante della nostra palazzola, un centro storico dove i beni architettonici, dove le bellezze che lo compongono devono fare da cornice alle botteghe artigianali che devono rinascere nel centro storico, che è qui che devono svolgere la loro attività. Questa è la volontà precisa dell'amministrazione che sarà, questo è l'impegno che vogliamo prendere con tutti voi, un impegno concreto, un impegno reale, non una promessa come tante che ne abbiamo sentite. Qualcuno ha parlato di una legge speciale, di un impegno preciso di un presidente Crocetta, non so se l'ha detto anche da questo palco, un impegno a finanziare il centro storico con una legge speciale, non sapendo che nella finanziaria adottata qualche mese fa Crocetta ha tagliato quei fondi, ha tagliato i fondi per Ortigia, ha tagliato i fondi per la Cosa Ibra, e che forse l'anno prossimo questi fondi non ci saranno nemmeno. Quindi noi non diamo adito a queste voci, ma vogliamo fare interventi certi. Intervenire sul centro storico vuol dire sì rilanciarlo, ma vuol dire anche rilanciare l'edilizia privata, vuol dire rilanciare anche il turismo, perché vedete, attraverso un'attenta opera di decoro urbano sicuramente potremo andare a realizzare quello che tutti ci invidiano, il salotto del sud-est, potrà veramente crearsi un centro importante dal punto di vista privato, ma anche dal punto di vista turistico, dove il turista potrà immergersi nel tessuto urbano, potrà conoscere la realtà che siamo. Questa è l'attività che dobbiamo fare, perché vedete, Palazzolo, ce n'è la convinzione, c'è l'impegno preciso, deve puntare sul turismo, ma deve puntare su un turismo concreto, e affinché ciò sia possibile è necessario ed è importante che vengano sistemati alcuni aspetti. Vedete, Palazzolo ha tutte le qualità per essere una città turistica per eccellenza, per essere una capitale della cultura. Penso all'area archeologica, penso al Teatro Greco, ai Santoni, penso a due strutture museali di grande importanza, il museo di Well, la casa museo Antonio Cello, il museo archeologico che presto, dopo 40 anni, diventerà una realtà concreta per il nostro paese. Quindi vedete, ci sono tutti i tasselli necessari, ma in questi anni è stata fortemente penalizzata, è stata penalizzata da una volontà a nostro avviso sbagliata dell'assessorato regionale di frammentarne la gestione, di non dare un coordinamento unico che potesse permettere finalmente una gestione unitaria, che potesse finalmente far sì che tutti questi siti siano per Palazzolo traino per il turismo. Ciò non è accaduto, ma sarà rivendicato, l'indomani se ne avremo la possibilità, sarà rivendicato un coordinamento unico, un coordinamento che nasca dal territorio e che finalmente possa riuscire ad avere vantaggi da queste strutture che si trovano nel nostro territorio. Però vedete, fare cultura non può essere solo una volontà a conservare quanto ci è stato tramandato dai nostri padri. Fare cultura deve anche essere crearne di nuova, guardare al futuro, ed è questo l'obiettivo che questa amministrazione vuole darsi, creare una nuova cultura. Per questo abbiamo individuato un luogo ben preciso, abbiamo individuato lo strumento adatto, abbiamo individuato la Galleria d'Arte Contemporanea, che vedete non è, come molti dicono, l'ennesimo museo
ma è un laboratorio che siamo certi riuscirà ad attrarre artisti provenienti da ogni parte del mondo, riuscirà a creare arte a Palazzolo, arte moderna, quell'arte che finalmente potrà incontrarsi insieme alle antichità, insieme all'identità del nostro tessuto e potrà finalmente consacrare Palazzolo quale capitale culturale a tutti gli effetti. Questa ci teniamo, su questo ci lavoreremo, la Galleria d'Arte Contemporanea è già stata finanziata, è un'opera importante che noi dovremo portare avanti, ma Palazzolo, vedete, non può essere solo cultura, Palazzolo deve essere anche lavoro. Io durante questa campagna elettorale ho incontrato molti giovani, ho incontrato tanti giovani coetanei miei che giustamente sono costretti ad andare fuori, giustamente mi dicono Palazzolo non offre niente e non offrirà mai nulla. Beh, in parte hanno ragione, come tanti torto, però vedete, è compito di un'amministrazione pensare anche al futuro dei giovani e noi vogliamo farlo guardando al passato. Vedete, diceva Goethe, l'eredità dei padri bisogna riconquistarla per possederla davvero. Noi abbiamo un'eredità fantastica che sono gli antichi mestieri, le antiche arti. Queste devono tornare a essere vive, devono tornare ad essere la base dell'artigianato locale, ma non solo un motivo di vanto, devono essere anche motivo di formazione, di crescita. Per questo abbiamo pensato a un laboratorio di mestieri che sia un luogo di formazione, che sia quel luogo necessario dove creare quelle figure che oramai sono perdute, quelle figure che tutta l'Europa ci reclama. E allora pensiamo anche che attraverso dei fondi europei si possa riuscire a fare una formazione a più ampio raggio, che Palazzolo possa diventare luogo di formazione anche per i giovani provenienti da altre parti d'Europa, che vogliono apprendere i mestieri, che vogliono formarsi, che vogliono conoscere i segreti. Noi crediamo che questo sia possibile e su questo vogliamo scommettere. Adesso vedete, c'era un impegno ben preciso di essere abbastanza sintetici, io non so fin dove mi sono spinto, perché vedete la voglia di parlare è tanta, la voglia di parlare è tanta, ma anche la voglia di fare. Però vedete, qualche osservazione vuole farla. Durante la promozione di questo programma abbiamo fatto il porta a porta, abbiamo portato il programma a casa quasi di tutti, non l'abbiamo spedito come hanno fatto certe altre persone, no, l'abbiamo portato, ci abbiamo messo la faccia. E devo dire che molti ci hanno detto, sì, il programma è articolato, però molte cose non si potranno fare, non si potranno fare perché voi non avete i contatti, voi non avete le conoscenze per fare. Gli altri ci hanno il presidente della regione, gli altri ci hanno il presidente Crocetta. Beh, io su questo non sono d'accordo e voglio dirlo su questa piazza. Al di là dell'atteggiamento del presidente Crocetta, che a mio avviso è un po' discutibile, perché il presidente è prima di tutto una carica istituzionale e in quanto tale avrebbe fatto meglio a non schierarsi con nessuno. Il presidente Crocetta deve fare la politica dei comuni, non dei candidati alla carica di sindaco. Questo è il ruolo del presidente Crocetta, ma sono anche ottimista. Non averlo visto arrivare su questa piazza mi fa pensare che si sia ricreduto, che dopo quel videomessaggio che sta girando mi sembrava di trovarci a C'è posto per te, non lo so se apriva questa busta, ma giustamente c'era il presidente che spiegava come votare. Devo dire, secondo me si è ricreduto e non è venuto perché sa che deve tenere fede all'impegno che ha preso con tutti gli elettori, sa che lui è l'istituzione per eccellenza e tale deve rimanere. Però voglio rassicurare anche voi, noi andremo dalle istituzioni, non abbiamo problemi, anche se il Presidente si è esposto, anche se il Presidente si è espresso in maniera non tanto favorevole nei nostri confronti, noi lo andremo a trovare, ma lo andremo a trovare il giorno 11, caro Presidente, noi verremo, ma non per chiederti una foto, non per chiederti un video da postare su Facebook per rivendicare un ruolo politico che non si ha e che forse mai si avrà. Noi verremo per chiederti risposte per la nostra comunità, noi verremo per sapere che fine farà l'acqua, che impegno c'è sull'acqua, se rimarrà pubblica, perché pubblica deve rimanere. Noi verremo per sapere quali sono le intenzioni che si hanno sui rifiuti, verremo per sapere quanto tempo ancora dovremo aspettare affinché vengano trasferite le risorse nei comuni per pagare i dipendenti, affinché vengano trasferite quelle risorse importanti per le politiche sociali. Noi verremo per questo.
e se tu vorrai venire, perché ho saputo che ha preso un impegno ben preciso, ha detto che verrà a Palazzolo solo se Buon Giovanni sarà sindaco di questo paese, noi lo invitiamo ugualmente, anche se il sindaco, ne siamo certi, sarà Carlo Scibetta. Però caro Presidente, vedi, noi non ti porteremo in piazza per prendere un caffè, noi ti porteremo là dove c'è bisogno, noi ti porteremo nella SP23, Palazzolo Giarratana, una strada che da anni aspetta un intervento preciso, che ha avuto solo un impegno da parte della provincia, vedo Domenico Nigro presente, è stato l'unico che ha chiesto un intervento, ma dalla regione ancora nulla, nulla è arrivato. Allora ti porteremo là, anche perché quella è un'arteria importante per raggiungere l'aeroporto di Comiso, che mi sembra va andando ovunque, e allora mandiamo le strutture, ma poi dobbiamo impegnarci anche affinché siano raggiungibili. Allora noi, Presidente, verremo come andremo anche dalla politica, perché vedete, non c'è un impegno di questa lista di rigettare la politica, noi andremo dalla politica concreta, noi andremo dalla politica reale, dai politici che fino ad oggi si sono mostrati sensibili al nostro paese, al di là del colore politico, perché vedete, questa è una lista civica ed ognuno sarà libero di intrattenere relazioni con chi vuole, purché ci sia l'impegno preciso per la nostra comunità. Quindi noi andremo dalla politica, state tranquilli, noi questo impegno lo prendiamo. E rassicuro anche l'altra lista che era un po', diciamo, incerta su questo. Noi ci verremo, ma andremo dalla politica reale, concreta, non da quella politica che si è conosciuta qualche ora prima della presentazione delle liste, non da quella politica con la quale si è stretto il rapporto qualche ora prima di salire su questo palco, quegli accordi che noi teniamo, che reputiamo essere pericolosi, quegli accordi che lasciano vedere più un interesse personale che non un interesse collettivo. Noi quella politica la rigettiamo, non la vogliamo, la rimandiamo al mittente, perché vedete, e mi avvio alla conclusione, davvero la politica non si può fare su Facebook, non ci si può alzare una mattina e iniziare a fare politica su Facebook. Siamo nel 2013, siamo nell'era 2.0, ma questo non lo accettiamo. Vedete, noi non accettiamo indicazioni, non accettiamo prediche da colui che oggi si candida alla carica di sindaco senza poter mandare nemmeno una presenza in consiglio comunale come spettatore. Noi consigli da questa gente non ne accettiamo, questo che sia chiaro, perché vedete, hanno fatto una politica scorretta, hanno fatto una politica di diffamazione, hanno fatto una politica di falsità, questo è quello a cui si è assistito. E la politica non è questo, la politica è sincerità, è trasparenza, è onestà, tutte qualità tipiche di Carlo Scibetta, che ha dimostrato in questi anni, che ha dimostrato a noi, che ha dimostrato al gruppo, tutte caratteristiche che noi insieme dobbiamo sposare, dobbiamo sostenere il 9 e 10 giugno votando per la lista noi per Palazzolo, scegliendo Carlo Scibetta sindaco di questo paese. Grazie. Buonasera a tutti, devo esprimere la mia soddisfazione nel vedere così tanta gente in questa piazza, ma soprattutto devo esprimere la mia grande emozione per tutti questi attestati di stima che mi arrivano dai componenti della lista. Sono convinto che abbiamo fatto una bella lista e che la lista non è tutta di meditazione. In questi giorni di campagna elettorale ho sentito parlare di interventi a macchie di leopardo, ho sentito parlare di sprechi che abbiamo commesso in questi anni di amministrazione. Ebbene, io questa sera, proprio per sintetizzare l'intervento, vorrei parlare di alcune opere che ritengo strategiche ai fini del rilancio di settori portanti e tradizionali della nostra economia. Opere che, guardate singolarmente, possono sembrare degli interventi assanti, invece vi assicuro che ci consentiranno di avviare azioni di sistema. Quali sono queste opere? Mi scuserete se ritorno sempre sul frigo macello, ma io sono convinto che quest'opera, 5 anni fa, nessuno ci credeva che si realizzasse, a dicembre verranno consegnati i lavori. Quest'opera
consentirà di invertire la tendenza negativa della nostra zootecnia, della zootecnia locale, comprensoriale e provinciale. Per quale motivo? Perché sarà struttura di riferimento per gli allevatori, gli operatori di filiera di questo nanna comprensorio, perché sarà quella struttura che consentirà di macellare gli animali a livello locale e di lavorare le carni a livello locale. Da un'analisi economica inviata al Ministero, la struttura potenzialmente potrà macellare 5.000 capi bovine e più di 6.000 capi suine, per un volume di affari che si aggira sui 700-800 mila euro. Noi con questa struttura possiamo fare un'azione di sistema, ma noi dobbiamo avere la convinzione che la struttura deve essere gestita immediatamente, che siano stati consegnati i lavori e che sia gestita con l'apporto di operatori locali. E questa è la sfida e questo è il sogno che mi propongo di realizzare io insieme alla lista Noi per Palazzolo, e che ci dobbiamo proporre di realizzare insieme amministratori locali, operatori di settore e istituzioni regionale. E questa è una grande sfida. La seconda sfida, ne ha accennato una lupa, è il turismo. Parliamo sempre di turismo, è uno dei settori che può diventare veramente portante della nostra economia. Però dobbiamo uscire da quella che è in qualche modo la frammentazione dell'offerta turistica, per arrivare a un'offerta turistica integrata, ma non solo di Palazzolo, di un intero comprensorio, di un intero territorio che si riconosce nel territorio del sud-est. Noi accarezziamo un sogno: poter promuovere il territorio insieme agli altri siti patrimonio dell'umanità. Penso a Piazza Armerina, penso ai 7 comuni del Val di Noto, penso a Siracusa, ma dobbiamo avere la lungimiranza come cittadini e come amministratori di collaborare insieme per un'azione comune di marketing del territorio. E quindi si innesta il secondo sogno, la seconda scommessa: riaprire il museo archeologico entro il primo semestre del 2014, farlo entrare a sistema con le altre aree museali di questa cittadina e farlo entrare a sistema con i musei del comprensorio. Finalmente dopo 40 anni il museo archeologico, ma non è l'unico sogno nell'ambito del turismo. Noi accarezziamo il sogno di definire una volta per tutti i lavori dell'Istituto Vaccaro, una struttura che con i suoi 1800 metri quadrati al coperto divisi su due piani ci consentirà di poter avviare a gestione l'ostello della gioventù con almeno 90 posti letto, e ci consentirà di istituire quella scuola permanente di teatro di cui abbiamo bisogno per rilanciare anche il nostro festival internazionale del teatro classico dei giovani nella stessa struttura. Lo ha detto Luca, è già stato finanziato il progetto per la Galleria d'Arte Contemporanea, quindi l'Istituto Vaccaro, il contenitore per antonomasia d'arte e cultura, dove potranno essere ospitati in qualsiasi momento dell'anno giovani artisti che vorranno venire a Palazzolo e proporre le proprie opere d'arte. Questo è il secondo sogno che io voglio vedere in questa comunità e che accarezzo insieme nella lista Noi per Palazzolo. Chiaramente, per non essere soltanto interventi frammentati, è necessario che queste strutture ne vengano messe nel sistema e che nell'ambito di questo sistema siano coinvolti a vario titolo gli operatori del settore, e i giovani si devono impegnare insieme alla lista Noi per Palazzolo per la fruibilità dei siti e per l'organizzazione di quei servizi necessari per poter migliorare la ospitalità della nostra comunità. I giovani devono assumere un ruolo prioritario, la porta del comune sarà sempre aperta se sarò sindaco, per tutti coloro che avranno idee di sistema e ci consentiranno di migliorare il nostro modo di amministrare. E qui mi avvio al terzo sogno, che già in parte abbiamo iniziato col precedente mandato elettorale.
Io penso a una svolta decisa di una politica ecologica e nel rispetto dell'ambiente per questa comunità e per questo comprensorio. E lo penso per due motivi. In primo luogo perché vi è necessità di ridurre i costi energetici dei nostri edifici comunali, come quello di Palazzolo e anche degli altri edifici dei comuni di questa provincia del comprensorio. Ma nello stesso tempo vi è la necessità di incrementare, ma proprio perché ci crediamo, l'uso dell'energia. L'uso delle fonti di energie rinnovabili, con particolare riferimento al solare, con particolare riferimento all'eolico. E per poter accarezzare questo sogno e poterlo realizzare, ci avvaremo dell'iniziativa comunitaria di cui sicuramente avrete sentito parlare, il patto dei sindaci, di cui il nostro presidente Diego Cetta va fiero e che già noi abbiamo sposato con tutti i comuni della Valle dell'Unione dei Comuni Valle degli Ibrei. È un'iniziativa alla quale crediamo e alla quale ci siamo inseriti con grande convinzione. È un'iniziativa che ci assicurerà quelle risorse necessarie per poter redigere i progetti che ci consentiranno di poter sviluppare tutti quegli impianti necessari per poter installare il microeolico e il mineolico, riducendone l'impatto per l'ambiente. E sempre in chiave di green economy si innesta l'altro grande sogno che imploriamo oramai da circa 2 anni, la pista ciclabile. Un sogno che stiamo rincorrendo insieme all'amministrazione precedente e che perseveremo in questa battaglia, perché il progetto è stato presentato all'assessorato regionale infrastrutture e mobilità per 3 milioni di euro, è stato inserito in una graduatoria provvisoria per essere finanziato e che poi qualcuno ha pensato di bloccare. Un progetto che non è fine a se stesso, ma è un progetto che consentirà di collegare due siti patrimonio dell'umanità, la riserva di Pandalica e il centro abitato di Palazzo Lagrete, un progetto che consentirà di attrarre i turisti che ne visitano la riserva di Pandalica secondo un circuito comprensoriale sostenibile, un circuito che andiamo cercando da tempo. Su questo progetto ci crediamo e al momento opportuno andremo a trovare le persone giuste negli uffici regionali per fare sentire le nostre ragioni. La nostra svolta energetica passerà, l'ho detto, anche dalla riduzione dei consumi energetici. Già abbiamo un progetto finanziato in tal senso per la scuola media per 1 milione di euro dal Ministero della Pubblica Istruzione. Questo progetto prevede il rifacimento di tutti gli indomici della scuola media, la sostituzione degli infissi e il rifacimento dell'impianto di riscaldamento della scuola stessa. L'intero progetto ha l'obiettivo di rendere più adatta dal punto di vista urbanistico quell'involgo, quell'immobile che si trova attualmente nella Piazza Umberto. Di questo andremo fieri e questo progetto cercheremo di estenderlo con altre misure all'altro edificio scolastico che si trova a Piazza Nemme Biblioteca. Bene, io mi avvio al termine, tante altre cose abbiamo inserito nell'ambito del programma. Su queste ne tre opere, su queste ne tre sogni ci scommetteremo per i prossimi anni, ma ci scommetteremo anche per realizzare quell'asilo nido che abbiamo già autofinanziato da circa 3 anni, nel momento in cui ci arriveranno le somme, per poter realizzare una volta per tutti il consolidamento di questa chiesa di San Sebastiano con quei 900.000 euro che ci hanno assegnato recentemente per completare i lavori di consolidamento e per tante altre iniziative che abbiamo riportato in maniera meditata insieme a tutti i componenti della lista nell'ambito del programma. Ma è chiaro che per fare questo abbiamo bisogno del vostro sostegno. Abbiamo bisogno che il 9 e 10 giugno ci votiate o ci tributate il vostro consenso
tracciando una X sul cognome del candidato al sindaco, un'altra X sul simbolo della lista collegata al candidato e al sindaco, e scrivendo il cognome di un uomo e di una donna appartenenti alla stessa lista. Così quest'anno si vota, quindi stiamo attenti di collegare attentamente il voto al sindaco e alla lista. E chiaramente di questo consenso già vi dico grazie per la vostra attenzione e vi dico grazie per quello che farete con noi. Vi assicuro che per poter concretizzare quanto ho detto abbiamo i collegamenti giusti negli uffici regionali e al momento opportuno possiamo attivare quei contatti con esponenti politici che si trovano nei due schieramenti, che si sono anche consolidati nel tempo. Grazie e buona serata a tutti.